pandemia da Covid-19 abbiano sottolineato non solo l'importanza della medicina territoriale, il fatto che non aver molto spesso negli ultimi anni investito nella medicina territoriale poi sia stato uno dei prezzi che purtroppo in molti cittadini hanno pagato nella prima ondata di questa pandemia, e poi come un'assistenza domiciliare, un'assistenza che consenta di seguire il paziente attraverso il ruolo indispensabile anche dei medici di medicina generale, possa portare a seguire il paziente, quindi a non aggravare quello che è poi il carico di lavoro nei pronto soccorso e negli ospedali, proprio per poter consentire solamente ai casi più gravi, ai casi che necessitano appunto di un'ospedalizzazione, di avere non solo i posti ma le cure consentite. La telemedicina può consentire questo, può aiutare e supportare l'indispensabile lavoro del sistema sanitario regionale e nazionale, può aiutare nel difficile compito di seguire molti pazienti, medici di medicina generale, e può aiutare anche in quelle strutture dove purtroppo abbiamo visto le fragilità si sono in qualche modo evidenziate durante la fase di pandemia, che sono anche le strutture per anziani, le RSA, che hanno visto purtroppo pagare un conto molto alto e molto salato in termini di vite perse, soprattutto nella prima ondata pandemica. Ora, ogni progetto che va in questa direzione credo che sia qualcosa di buono, di utile e soprattutto qualcosa che guarda al futuro. La telemedicina è uno strumento molto importante che credo proprio in questa fase di pandemia abbia potuto proporre, potrà sicuramente nel futuro proporre, uno strumento utile e indispensabile per sopperire a quelle carenze e aiutare non solo chi cura i pazienti, ma soprattutto i marchigiani, i pazienti di Covid e non solo, ad avere un supporto indispensabile e molto positivo. Io non voglio dilungarmi perché credo sia importante entrare nel merito del progetto e poter lasciare la parola ai nostri ospiti per spiegare bene nel dettaglio il progetto. Intanto li ringrazio di essere qui, soprattutto li ringrazio per questi importanti investimenti che hanno voluto fare nella nostra regione. Bene, buongiorno, io sono Rossella Piccirilli e sono il governatore del Rotary International del distretto 2090. Il mio distretto ha in sé quattro regioni: Abruzzo, Molise, Marche ed Umbria. Ecco, come Rotary, come distretto, abbiamo creduto subito molto nel progetto di telemedicina, perché ci siamo resi conto che potevamo dare una risposta immediata al problema della pandemia, insomma, che è un problema, sappiamo benissimo, essere dominante per noi in questo momento. Quindi abbiamo coinvolto i nostri club, i club del distretto sono 72, 38 club hanno aderito a questo progetto. Nel dettaglio, nella regione Marche, ben 20 club hanno fatto proprio il progetto, e grazie agli investimenti di tutti i club siamo riusciti a investire sul progetto stesso ben oltre 42.000 euro, ai quali poi la Rotary Foundation ha aggiunto altri 30.000 euro. Di conseguenza ora abbiamo oltre 70.000 euro investiti su questo progetto. Nello specifico, nella regione Marche abbiamo 44 medici che che grazie ai club seguono il progetto stesso. C'è stato quindi un grandissimo investimento anche in device, saturimetri, monitor multiparametrici, saturimetri Bluetooth. Quindi, insomma, abbiamo implementato una struttura che ci consente di dare una risposta al problema pandemia. Non solo, proprio nello spirito della Rotary Foundation, cosa molto importante e sostanziale per noi è la sostenibilità. Quindi ci auguriamo che il problema pandemia passi velocemente, e di lì questa struttura implementata per la telemedicina potrà essere utilizzata per seguire i malati cronici. Per i dettagli comunque relativi al progetto darei la parola al dottor Marco Pozzi, che è il presidente, del Rotary Club di Esi e presidente della commissione progetto telemedicina distrettuale.
Buongiorno a tutti. L'idea di questo progetto è nata da un'analisi di quelle che sono state le grosse difficoltà della prima ondata di questa pandemia, con gli ospedali inondati di pazienti, i medici di medicina generale in grossa difficoltà a gestire i pazienti che venivano isolati a casa o nelle RSA o nelle case di riposo o in hotel alle volte allestiti proprio per contenere questi pazienti infetti con pochi sintomi. Il risultato è stato un'assistenza compromessa, soprattutto per i pazienti tenuti a casa, e quindi questo è stato il focus su cui abbiamo sviluppato questo progetto. Il progetto prevede appunto di consentire ai medici di medicina generale di seguire i propri assistiti, sia che siano a casa, sia che siano nelle case di riposo, sia che siano nelle RSA o in altre strutture di contenimento, seguirli, quindi vederli in televisita, scambiare massaggi, mandare terapia, insomma fare esattamente quello che farebbero se avessero i pazienti di fronte a sé nel proprio studio. In aggiunta abbiamo sviluppato un sistema di telemonitoraggio basato su dei saturimetri, dei termometri, degli apparecchi per la pressione e quant'altro. Questi vengono dati ai pazienti o alle case di riposo. E questi ci hanno permesso di sviluppare un sistema che può monitorare i pazienti con la frequenza che il medico ritiene opportuno, paziente per paziente. Non solo, ma questo sistema ha anche intrinseco un sistema di controllo. In pratica il medico stabilisce i parametri vitali che sono accettabili, l'assistito introduce nel proprio sistema, che in pratica è un'applicazione su un telefono, questi dati tutte le volte che il medico li richiede, e ogni qualvolta i dati escono dai parametri di accettabilità che il medico ha stabilito per quel paziente in quel particolare momento della sua condizione, se escono dai parametri di accettabilità scatta automaticamente un allarme che arriva al medico, e quindi il medico può tenere in tutta sicurezza questi pazienti a casa senza correre il rischio che possano peggiorare clinicamente e non accorgersene. Uno dei grossi problemi che abbiamo visto è che con queste infezioni da Covid, pazienti che hanno pochi sintomi nel giro di 24 ore possono avere un significativo peggioramento clinico, e se questo non è recepito immediatamente, ci si può poi trovare con un paziente in condizioni drammatiche, quindi che va ospitalizzato e che può addirittura arrivare in una condizione di non reversibilità. Questo è il motivo per cui molti medici di medicina generale hanno preferito mandare in ospedale anche pazienti relativamente poco sintomatici per non correre questo rischio. Con questo sistema riusciamo veramente a monitorarli e a tenerli a casa in sicurezza, quindi in condizioni personali di maggiore agio e senza sovraccaricare gli ospedali. Il progetto è stato aperto ai medici di medicina generale che sono stati invitati dai diversi club, ognuno ha scelto dei medici di riferimento, e ciascun medico può scegliere i pazienti da seguire. In realtà, grazie alla collaborazione del Rotary con la ditta che ci ha fornito il sistema, siamo adesso arrivati a un punto in cui tutti i medici delle regioni possono partecipare a questo progetto e tutti i pazienti che ne hanno bisogno possono essere arruolati. Quindi è veramente un progetto che il Rotary ha messo a disposizione delle quattro regioni. Due cose, come diceva il nostro governatore Rossella Piccirilli, il progetto nasce per il Covid, ma poi è un progetto per durare, per prendersi cura dei pazienti con patologia cronica, e quindi un progetto di investimento per il futuro. Il Rotary si è garantito di poter offrire questo progetto per i prossimi 5 anni, ma la finalità grossa è quella di dimostrare, far conoscere questo sistema e farlo entrare nella cultura sanitaria in maniera tale che poi possa essere recepito dal servizio sanitario regionale e nazionale e diventare parte integrante della sanità nazionale.
se ci sono domande, se qualcuno vuole fare domande basta che attiva il microfono. Mi sentono? Se ci sono domande da parte della stampa presente, è possibile prenotarsi per poterle sottoporre. Allora ci salutiamo. Il progetto è sicuramente chiaro, per cui credo che sia stata l'illustrazione esaustiva. Sì. Sicuramente la telemedicina sarà uno degli sviluppi futuri a cui diciamo guardare anche per il resto diciamo della nostra sanità, diciamo quando la tecnologia viene in supporto e in aiuto, no, della componente umana e medica è sicuramente certo. Importante, è una finalità sicuramente pregevole. E diamo il microfono così può fare. Prego. Dicevo, quindi il Rotary fa un passo avanti nella direzione della integrazione con il servizio sanitario di questa regione. Assolutamente sì, di questa regione e delle altre regioni che fanno parte di questo progetto. E diciamo è un altro passo nel cammino dello sviluppo della telemedicina che ha diverse modalità, ospedale paziente, e in questo caso siamo andati a sviluppare un'area che a nostro parere è particolarmente critica e in cui con le disponibilità anche finanziarie del Rotary si poteva veramente fare una grossa differenza, perché di fatto il sistema è messo a disposizione di tutti i medici e di tutti gli assistiti che vogliono usufruirne. Quindi non è un piccolo esperimento limitato a una manciata di medici e altrettanti pazienti. È veramente un progetto su una situazione ben specifica, rapporto medici di medicina generale, loro assistiti, o case di cura, o RSA, ma estesa a tutti i medici e a tutti gli assistiti che lo ritengono utile e ne vogliono approfittare. Questo proprio nel concetto di introdurre una cultura di telemedicina come qualcosa che si aggiunge al sistema di assistenza sanitaria e non di qualcosa che si sostituisce a nient'altro. Quello che c'è, abbiamo visto, era insufficiente a gestire questa situazione e sappiamo quanto è critica comunque la gestione dei pazienti con cronicità e quindi questo è uno strumento in più per migliorare l'assistenza senza sostituirsi o togliere a nulla. Questo è veramente importante perché nella concezione comune spesso viene percepito, temuto come qualcosa che possa togliere il rapporto medico ai pazienti. No, quello non verrà mai tolto. Ha semplicemente uno strumento in più per comunicare meglio e più facilmente. Sì, no, volevo donare alla dottoressa questo nostro gagliardetto. Trovando, che è il Rotary Open Opportunity, e quindi come distretto vogliamo offrire. Ah, sì, grazie. Ecco, ci auguriamo che la telemedicina sia un'opportunità per i nostri territori. Grazie, e porto i saluti ovviamente insomma dell'amministrazione regionale e grazie della collaborazione fruttuosa.